Ed eccoci, 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 eccoci. Siamo alla 20ª puntata del video polpettone della sera. Siamo in diretta dall'High State. Ci hanno consigliato di cambiare la sigla e noi, cosa posso dire? Abbiamo obbedito. Perché insomma, cambiare, cosa dite? Non è male, vero? Però ritorniamo in studio per i costi. Allora, dobbiamo un po' correre, ragazzi. Dobbiamo un po' correre come al solito per stare nei tempi, perché sapete, qui il tempo stringe, perché ci sono i costi e i tempi. Allora, vediamo un attimo brevemente, un po' di corsa, così poi dopo ci raccontiamo due musse, diciamo così, alla genovese in santa pace. Allora, sotto il video, cosa vediamo di notizie? Allora, prima cosa, allora, inauguriamo una specie di rubrica nuova, cioè tutte le volte un personaggio della storia magari dimenticato. Allora, oggi è il turno di Filippo Mazzei. Ma chi è Filippo Mazzei? Chi è Filippo Mazzei? Filippo Mazzei era nato a Poggio a Caiano e che insieme ai padri costituenti degli Stati Uniti d'America diede vita alla stesura della dichiarazione di indipendenza americana. Infatti era sua la frase: tutti gli uomini sono per natura liberi e indipendenti. Ripeto, tutti gli uomini sono per natura liberi e indipendenti. E Filippo Mazzei a posto. Andiamo avanti. Poi vediamo un po' perché qui con tutte queste finestre aperte. Poi abbiamo la diretta cronaca della crisi. Voi sapete che ci sarebbe una crisi, vero? Insomma, stamattina c'è stata tutta la faccenda del Parlamento, e lì c'è la diretta della cronaca con tutte le frasi, poi si viene a sapere che Gasparri si è cambiato la cravatta come il Premier, insomma ci sono tante altre belle cose. Poi sempre della crisi c'è il fotoracconto di oggi al Senato, dove si vede anche il Premier che sta dormendo, però c'è Brunetta che lo sveglia. Poi un'altra notizia, però questa volta è simpatica, è un po' trash, ovvero a Vienna, sul metrò, è avvenuta una grande magia, ovvero c'è stato un momento di grande passione tra un ragazzo e una ragazza e si sono messi a brocolare sul metrò, ma sul metrò c'erano tante persone con i telefonini che li hanno ripresi, insomma ragazzi, hanno scaricato il video e il video ve lo potete vedere, è nel link sotto al video e si vedono i due ragazzi che broccolano. È un po' una notizia trash, ma insomma, voglio dire, sono cose simpatiche del terzo millennio. Poi per oggi, siccome magari non ve lo ricordate, anche oggi abbiamo speso 350.000 euro per Rete4, e il montante di oggi è di sanzione a Bruxelles che deve pagare l'Italia di 632,45 milioni. Poi tra i link che troverete sotto c'è la bella lite che c'è stata tra Tremonti e la Gabanelli. Sapete quello che è successo nella puntata di ieri sera, cioè con la Gabanelli, andatevela a vedere perché è molto interessante. E poi c'è anche la notizia che Tremonti, il nostro commercialista, è diventato nella classifica dei ministri in Europa, è passato al 14º posto su 19. E questa insomma è una notizia che più o meno. Vi ricordo che a Genova, alla sera nel centro storico, tutto illuminato con rullaggio laser e le poesie di Edoardo Sanguinetti. Fin qua ci siamo. Poi siamo giunti alla 20ª puntata. E allora ci facciamo un bel brindisi, ragazzi. Cin cin, acqua del rubinetto. No? Pensate chissà che cosa, perché qui sono momenti difficili. Cin cin a voi e al video polpettone della sera, Belin e TG. Bene, adesso andiamo un po' a vedere in diretta se ci sono delle novità, se è successo qualche cosa, se è scoppiato qualche polpettone pazzesco. Allora, no, non è scoppiato nessun polpettone, sono sempre lì, insomma, che se la raccontano. Facciamo una cosa. Allora, tra i link e vi faccio ascoltare in diretta questo video che poi troverete nei link, è simpaticissimo perché insomma è in tema con Natale. Anche questo qui è un po' trash. Siete pronti ad ascoltarlo? Via!
Sta arrivando un altro Natale di merda, con le luci nelle canzoni di merda, e non mi frega un cazzo dei regali dell'albero, presepe e colomba, panettone e torrone. No, non voglio ragione e lasciatemi stare, io non voglio pranzare con chi vuol domandare. Se ho trovato lavoro, se ho trovato l'amore, e ti trovo sciupato e ti trovo ingrassato. Sta arrivando un altro Natale di merda. Ci fermiamo, solo voglio dire, bisogna un po' capire questi ragazzi, eh. Non hanno lavoro, non vedono un futuro, quindi è giusto che si esprimano così. Allora, nei link troverete anche questo video su YouTube, tanto simpatico, un po' trash, è vero, ma insomma. Allora, adesso è il momento che ci possiamo raccontare due mosse, ragazzi. Allora, il Natale è vicino. No, tutti passeranno un buon Natale, perché insomma. C'è tanta gente che ha tanti problemi nel mondo, vero? E mentre a palazzo, tra oggi e domani, si racconteranno delle grandissime mosse, noi siamo qui, alla mezzanella, al brindisi con l'acqua dal rubinetto, ma dobbiamo cercare di essere felici e contenti lo stesso. Non è facile, perché, scusate, già che ci siamo, benissimo. Questo è l'esempio tipico per l'esorcismo di fine anno di bicchiere, eh? Cristallo, magari con un po' di rosso perché porta bene, poi un mignon, prendete quello che costa meno perché bisogna spendere poco, eh? E dicevo, sono momenti un po' difficili, un po' di crisi. Ora, siccome il nostro commercialista dice sempre, cioè finanziaria, manca 1 miliardo, mancano 2 miliardi, ci sono sempre quei famosi 98 miliardi delle slot machine. Avremmo risolto i problemi. O no? Io penso di sì. È che lì è un polpettone che non è solo di questo governo, è un polpettone che va avanti da tanto tempo. Comunque, noi cerchiamo di cliccare a più non posso e non mollare l'osso, giusto? Perché è importante, perché noi abbiamo un grande potere, che è la forza incredibile della rete, e poi abbiamo quell'altro grande potere, che è quello del portafoglio vuoto. Perché noi abbiamo il portafoglio vuoto, che è un grande potere. Non dobbiamo spendere un belino, perché se non spendiamo un belino il sistema si ferma. Mettete volontà, non spendete, fate come noi genovesi, che siamo un po' parsimoniosi. Se non spende risolve i problemi. Giusto? Allora, vediamo un po' se sai altra qualche notiziola. Mi vedete un po' più tranquillo del solito, perché questa è la puntata con nuovo format. 15 minuti dura il video polpettone, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Vedete sempre che fratello Maghetto è un po' citrullo. E nel programma che da registrare c'è scritto massimo 10 minuti per l'upload su YouTube. Poi ieri sera vado a controllare su YouTube e leggo 15 minuti e dico, beh lì gli faccio la sorpresa, giusto? Quindi questa puntata starà dentro i 15 minuti. Ora vediamo se riusciamo a usarle tutte, vediamo se ci sono delle belle notizie, vediamo se è scoppiato qualche polpettone pazzesco. Allora vediamo un po' un attimo, allora qui vediamo un po' in tempo reale, perché qui col banco di regia è una cosa, cioè, ragazzi, voi non vi immaginate. Allora, in Austria, ma che bella notizia, è una perla sta qui, ragazzi, ci sono 1 milione di persone a rischio povertà, in uno dei paesi più ricchi dell'Unione Europea.
Non commentiamo. Aggiungiamo che circa un austriaco su 8 vive con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Insomma. Continua la diretta video dalla camera che noi non trasmettiamo perché non ne possiamo di più. Preferiamo trasmettere i video polpettone, almeno ci facciamo due berinate a ridere. Berlusconi che dice ai finiani: stanotte riflettete, perché devono riflettere. Allora, poi ci sono due futuristi in bilico. Poi cosa c'è? Hashan el-Sheikh ha riaperto la spiaggia degli squali. Sì, va bene, più o meno ci sono le solite faccende. Oggi è una giornata importante, è la giornata dei ciechi e quindi è importante per i non vedenti andare a seguire questa giornata e quindi fare rete, condividere e comunicare sull'argomento. Poi cosa c'è? Ma non c'è nient'altro, niente di speciale. Bossi che rilancia il voto, ci sono delle tensioni. Niente, non può succedere niente con questa banda di sfigati, ragazzi. Purtroppo, cosa volete che succeda in questo paese del cucù, ove succede tutto di più? Allora, vediamo coi tempi come stiamo. Siamo rovinati? Non siamo rovinati? Bene, non siamo rovinati. Allora, prepariamoci per le feste adesso. Adesso siamo ancora in confezione un po' così, poi vediamo un po' di rallegrare un po' più, come si dice, la scenografia, cioè tipo così, vediamo un po' di fare qualcosa tipo, questa è classica, mi piace mo', vi piace? Simpatica, vero? Oppure magari come questa, vedremo un po' di rallegrare così per Natale. Oppure c'è questa che è simpatica, che tenera, tenerissima, ragazzi. Oppure c'è questa che è formato cartolina. Allora, ci siamo divertiti, non vi siete divertiti? È stata una puntata mediocre? Non lo so, ragazzi. Guardate, anche in formato fotografia, ma ritorniamo alla normalità, che è quella di cui abbiamo bisogno. Allora, tutti pronti? Cliccate a più non posso, non mollate l'osso. Fratello Magheto, sapete che controlla tutta la situazione per gli esorcismi antisfiga da palazzo, perché ce ne arriva tanta da palazzo di sfiga, ragazzi, ma tante, perché vedete, il problema è quello, il problema e che nel ponte di comando ci sono sempre stati degli sfigati, eccetto qualche eccellenza, così, insomma, più o meno. Allora, siamo giunti alla fine. Se vi siete divertiti va bene, se non vi siete divertiti non va bene, insomma, fratello Maghetto è un essere umano, fa quello che può, poi c'è da dire una cosa, ci mette qua, e poi è in diretta, qui non è niente di fabbricato. E ora devo tagliare, ragazzi, la sigla, mettiamo quella di reset, speriamo di beccarla alla svelta, eccola qui, partiamo, si chiude, via. Ciao ragazzi, a domani col video polpettone della sera Benica TG in esclusiva solo su Reset Italia, il blog senza padroni, senza padrini e che mena anche un po' i bellini. Ciao ragazzi, a domani, un abbraccione. Bellino finisce. No, stavo scherzando. Siamo giunti alla fine. Ciao.